Ritorniamo a parlare di Ritz con la rubrica Ritz alle orecchie e oggi andiamo ad addentrarci in un mercato particolarmente difficile, quello cinese. Dopo la crisi di Evergrande, tutti quanti hanno un po' paura di andare ad investire nell'immobiliare cinese, ma io ho trovato 5 aziende che secondo me vale la pena di valutare fino a fondo e ne andiamo a parlare dopo la sigla. Ciao a tutti, bentornati sul canale, io sono Pasquale e questo è Risparmio, il canale del vostro amichevole risparmiatore ed investitore della porta accanto. Oggi, come ogni mercoledì, andiamo a parlare di Real Estate Investment Trust ed in particolare andiamo ad addentrarci in un mercato particolarmente difficile, il mercato cinese. Mercato cinese che può essere inteso sia come quello quotato ad Hong Kong che a Shanghai. Sono 5 aziende molto particolari, ognuna con le proprie peculiarità, ma tutte con un estremo rischio di investimento, considerato il fatto che reperire informazioni sui mercati esotici o emergenti, come appunto quello cinese, non è particolarmente semplice se ti va di parlare di aziende che non sono mega cap. Infatti, per molte di queste aziende di cui vado a parlare oggi, mi sono dovuto armare di tanta, tanta pazienza, di Google Traduttore o di altri servizi di traduzioni automatici online o su PC e cercare di capire in cinese cosa volessero dire le informazioni che stavo leggendo. Proprio perché si tratta di investimenti particolarmente rischiosi, non vado a riportare nessun dato finanziario, ma solo delle impostazioni generali sul business, in maniera tale che chiunque volesse andare comunque a valutare ingressi in queste aziende debba obbligatoriamente andarsela a studiare per bene. Si tratta di un mercato emergente con difficile reperibilità delle notizie, per cui mi raccomando, fate per bene tutte le vostre valutazioni. Bene, detto questo, andiamo subito sul computer e andiamo a vedere di cosa stiamo parlando. Ed eccoci sulla schermata del mio computer. Come sempre vi mostro i disclaimer su queste analisi, ma in questo caso particolare vi chiedo di tenere molto, ma molto di più in considerazione rispetto al passato, proprio per le cose che ho detto poco fa. Comunque andiamo a parlare di queste 5 aziende e parliamo della prima. Financial Street Property è la prima delle 5. Opera come società di gestione immobiliare nella Repubblica Popolare Cinese, gestisce diversi immobili commerciali e direzionali come edifici per uffici, complessi, edifici commerciali, hotel, proprietà non commerciali, comprese proprietà residenziali, proprietà pubbliche, ospedali, proprietà educative ed altro. L'azienda fornisce anche servizi ai clienti, sicurezza, pulizia, giardinaggio, ingegneria, riparazione, manutenzione, gestione dei parcheggi ed altri servizi correlati, anche servizi di ristorazione. I suoi clienti includono proprietari di immobili, residenti e imprese statali. È una società che è stata costituita nel 1994 e ha sede a Pechino. Il suo ticker è 1502, è quotata sulla borsa di Hong Kong, ha un dividendo lordo del 5,39%, uno netto del 3,98%, non paghiamo tassazione all'origine, solo quella italiana al 26%. Una market cap di 1,3 miliardi di dollari di Hong Kong, più o meno 189 milioni di euro. Come dicevo prima, fondata nel 1984 con 4.100 dipendenti. Financial Street Property concentra il proprio posizionamento strategico sulla direzione delle operazioni immobiliari commerciali di fascia alta, aderendo alla missione aziendale di Elite di servizi Fortuna per il pubblico, per fornire ai propri clienti servizi immobiliari di alta qualità e professionali e per aiutare le aree di servizio a ottenere un miglioramento simultaneo sia del software e dell'hardware di proprietà e per contribuire all'attracco del settore dei servizi di proprietà commerciale della Cina con gli standard di servizio di proprietà commerciale globale. Nel corso degli anni, Financial Street Property ha introdotto strategicamente tecnologie leader di mercato come piattaforme di gestione delle risorse aziendali, sistemi di servizi ERP immobiliari, sistemi di gestione intelligente degli edifici e tecnologia per uffici mobili con una prospettiva internazionale per creare i vantaggi fondamentali dei servizi aziendali di fascia alta. La situazione patrimoniale sembra molto interessante, con tantissimi asset, con tantissimo cash e praticamente zero debiti, cosa che la rende molto, ma molto succosa e che la rende molto diversa dall'altro colosso che è andato a svanire come Evergrande. L'azienda però bisogna tenere presente che è stata quotata solo nel 2020, pur essendo stata fondata nel 1994, e per cui per il momento non ci sono prospettive o perlomeno delle stime
fattibili per quanto riguarda gli earnings, mentre si stima il fatturato basandosi su quello che era successo precedentemente, e in questo ci si aspetta un più 16% di crescita su base annua. Dividendo più che interessante, considerato che è un 5,38% esente dalla doppia tassazione. La seconda azienda è Hangzhou Binjiang, una società immobiliare che è impegnata nel settore dello sviluppo immobiliare in Cina. Si occupa anche della vendita e dell'affitto di edifici per uffici, poi di commerciali, immobili di proprietà e appartamenti. L'azienda è stata fondata nel 1992 e ha sede a Hangzhou in Cina. È quotata sulla borsa di Shanghai con un ticker 002244, ha un dividendo lordo del 4,73%, netto del 3,5%, market cap di 15,2 miliardi di yuan, che sono circa 2,13 miliardi di euro, fondata nel 1992 e ha 1600 dipendenti. Hangzhou Binjiang Real Estate Group è stata fondata nel 92, ha la qualifica di sviluppo di primo livello dal Ministero delle Costruzioni, fra le prime 500 imprese private del paese, fra le prime 50 società immobiliari in Cina ed è il leader immobiliare nel delta del fiume Yangtze. Per molti anni consecutivi ha vinto il top 10 di redditività, il top 10 di capacità di finanziamento e il top 100 delle imprese nella provincia di Zhejiang. Questi riconoscimenti e altri riconoscimenti di prestigio per i primi 100 immobili. In futuro la società continuerà a implementare strategie di sviluppo e ad essere leader del settore di riferimento per quanto riguarda gli standard di qualità di fascia alta. Attuano una strategia che loro definiscono più 1 a 5. 1 si riferisce alla principale attività che è quella immobiliare, insistendo su rendere la principale attività più raffinata, migliore e più forte con la premessa di garantire un funzionamento e una qualità sicuri, appunto per mantenere qualità alta e rimanere nella top 30 del mercato. Il 5 si riferisce alla promozione simultanea e ordinata dei 5 settori di riferimento: servizi, leasing, hotel, pensioni ed investimenti industriali. In termini di attività di sviluppo immobiliare, la strategia di layout regionale per l'azienda si concentra su Hangzhou, poi va ad approfondire anche Zhejiang e poi per andarsi a irradiare su tutta la Cina orientale. Il 2019 è stato l'anno del decollo, del consolidamento e della raccolta di Binjiang. Le vendite annuali della società hanno superato i 100 miliardi, ha raggiunto 112,06 miliardi di yuan con un aumento su base annua del 32%. Secondo la loro relazione annuale, l'anno 2021 è stato un anno di prove e sofferenze senza precedenti per tutto il settore immobiliare cinese. Di fronte ai forti cambiamenti del settore, agli alti e bassi del mercato e alla difficoltà tra pari, Binjiang Group ha comunque resistito alla pressione consegnando dei risultati ottimi. Le vendite cumulative annuali di 169,1 miliardi con un aumento del 24% la classifica tra le imprese immobiliari nazionali a Corea al 21° posto della classifica, 5 posti in più rispetto all'anno precedente. Nel 2021 Binjiang Group ha acquistato 38 terreni di alta qualità con un valore di inventario di quasi 300 miliardi di yuan. L'importo totale dell'acquisizione della terra è stato di 74,1 miliardi di yuan in aste, acquisizioni e cooperazioni. In qualità di leader del settore e di standard di qualità di fascia alta, Binjiang Group dovrebbe avere più di 120 progetti in vendita nel 2022, inclusi progetti a Guangzhou, Nanchino, Lishui. Per quanto riguarda la crescita futura, in base all'analisi ci si aspetta un 20% di crescita su base annua per quanto riguarda gli earnings, mentre in relazione al fatturato ci si aspetta una crescita del quasi 23% sul base annua. Salute finanziaria è l'unica pecca di questa azienda, che però ha un'eccessiva esposizione al debito dovuto più che altro ai tanti progetti in programma e per cui ai tanti investimenti fatti. Resta da dire che la somma cash e degli asset che sono in possesso copre ampiamente il debito, dividendo anche qui del 4,6%, che però, come dicevamo prima, non incorre nella doppia tassazione. Terza azienda è Ayuawon Healthy Life Group Company Limited, che attraverso le sue sussidiarie fornisce servizi di gestione immobiliare e operativi e commerciali nella Repubblica Popolare Cinese. La società offre servizi di gestione immobiliare per comunità residenziali di alto livello, complessi commerciali, appartamenti, edifici per uffici, ville, località turistiche, servizi di assistenza alla vendita a promotori immobiliari, comprendenti servizi di pulizia, sistemazione del verde, sicurezza e riparazione e manutenzione, e altri servizi a valore aggiunto ai proprietari e agli inquilini. Al 31 dicembre 2020 la società ha fornito servizi di gestione immobiliare a 346 proprietà in 63 città diverse che coprono 19 province, comuni e regioni autonome della Cina, per una superficie lorda totale di 41,4 milioni di metri quadrati di Main Trend Limited. Il suo ticker è 3662,
è quotato alla borsa di Hong Kong, ha un dividendo lordo del 7,39% che ne fanno un dividendo netto del 5,47%, una market cap di 1,7 miliardi di dollari di Hong Kong che corrispondono a 187 milioni di euro, data di fondazione 2000 con dipendenti 4.300. Fornisce inoltre servizi operativi commerciali per centri commerciali che comprendono pre-pianificazione, progettazione commerciale, consulenza tecnica, agenzia di approvvigionamento di inquilini aziendali, preparazioni per l'apertura di grandi imprese e gestione delle risorse. Inoltre l'azienda offre medicina tradizionale cinese, assistenza agli anziani, servizi di consulenza in materia di gestione della salute e servizi di diagnosi e trattamento medico occidentale. Offre anche servizi di decorazione e arredamento, gestione e consulenza del design, installazione, riscaldamento, servizi di consulenza ingegneristica. È stata fondata nel 2000, sede a Guangzhou, nella Repubblica Popolare Cinese, ed è una consociata di Main Trend Limited. Da queste due successive slide possiamo notare come l'esposizione dell'azienda sia prevalentemente ad est della Repubblica Popolare Cinese, coprendo da nord a sud quasi tutti i territori, mentre nella seconda slide andiamo a vedere come sono in particolare le proprietà commerciali e per cui come sono andate a essere posizionate, in particolare si trovano a sud-est della regione. Per quanto riguarda le previsioni di crescita sono ottime sia dal punto di vista degli earnings che per quanto riguarda la crescita del fatturato, con tutte e due le stime al di sopra del 30%. Nel dettaglio gli earnings sono quasi un 33,5%, mentre il fatturato poco sopra il 30%. Per quanto riguarda la situazione finanziaria, ottima anche in presenza di un piccolo debito, sia il cash che gli assets sono tanti e vanno a coprire, anzi a surclassare per quanto mi riguarda, tutto quello che è il minimo debito che praticamente l'azienda non ha, dividendo che è fra quello più alto di quelli che abbiamo visto finora, con un 7,41% lordo, e per cui come sempre bisogna applicare solo la ritenuta del 26%, in quanto non c'è imposta all'origine. Ora parliamo della quarta azienda, che è Kaisa Prosperity Holdings Limited, una holding di investimenti che fornisce servizi di gestione immobiliare in Cina. I suoi servizi di gestione della proprietà includono gestione della proprietà, la manutenzione, la riparazione degli edifici e delle strutture ausiliari, la gestione della sicurezza della comunità, la gestione dei parcheggi, installazione delle apparecchiature e i servizi di consulenza immobiliare. Fornisce inoltre servizi preconsegna come la gestione dei cantieri, che include anche servizi di sicurezza, pulizia e manutenzione degli stessi, a gestione delle unità espositive e dei punti vendita immobiliari. Inoltre l'azienda offre servizi a valore aggiunto per la comunità, costituiti da locazione di risorse spaziali, parcheggio auto, affitto e vendita di alloggi, decorazione, ristrutturazione, gestione patrimoniale e servizi educativi attraverso canali offline e online. Il suo ticker è 2168, sempre quotata alla borsa di Hong Kong, 5,98 il dividendo lordo, 4,42 il netto, market cap di 1,7 miliardi di dollari di Hong Kong, che sono 187 milioni di euro, praticamente uguale all'azienda precedente, data di fondazione 1999 e in questo caso però i dipendenti sono 13.000. L'azienda offre anche servizi di soluzioni intelligenti per i vari settori di attività, come assistenza medica intelligente, istruzione intelligente, trasporto intelligente, industria intelligente e risorse integrate. Inoltre sviluppa e vende reti di computer, è un RIT molto particolare. L'azienda offre i propri servizi a immobili residenziali non, comprendenti immobili commerciali, edifici per uffici, arene, stadi, edifici governativi, strutture pubbliche e parchi industriali. La società era precedentemente nota come Kaisa Property Holdings Limited e ha cambiato il nome in Kaisa Prosperity Holdings Limited nel 2019 a luglio. L'azienda è stata fondata nel 1999 e ha sede a Shenzhen, la stessa è consociata della Yechang Investment Company Limited. Anche in questo caso possiamo vedere che la maggior parte delle proprietà sono situate nell'est della Repubblica, in questo caso in particolare molto più a sud che non a nord, anche se la parte centrale e una piccola parte del nord della Repubblica Popolare Cinese viene coperta, però in minima parte. L'azienda ha circa 400.000 proprietà che vanno a provvedere dei servizi da quasi 22 anni, con 86 milioni e mezzo di metri quadrati di area sotto management, 90.000 affittuari, fra cui molti sono di livello importante insomma, nella Repubblica Popolare Cinese, conta più di 20 sussidiari e altri 649 progetti di management su scala nazionale. Per quanto riguarda le stime di crescita piuttosto promettenti anche in questo caso, con un 34% annuo di circa per quanto riguarda gli earnings e un 29,5% per quanto riguarda invece le prospettive di fatturato. Salute finanziaria anche qui praticamente ottima, l'azienda non ha debito, ha tantissimo cash a disposizione e va quasi ad essere paragonabile alle entità degli asset posseduti. Ultima nota interessante, quella che interessa sempre di più, un dividendo del quasi 6,1% che è poco al di sopra dell'industria di riferimento. Siamo arrivati infine all'ultima azienda di questo lotto di REITs cinesi, andiamo a parlare di Seazhen Holding Company, denominati Seazhen Holding, che è stata fondata a Jiangsu
provincia di Shenzhou nel 1993, e ha sede a Shanghai. In 28 anni di rapido sviluppo è diventato un gruppo immobiliare completo che si trova a cavallo tra i settori degli immobili residenziali e di quelli commerciali. Alla fine del 2020 le attività totali ammontavano già a 537.753 miliardi di yuan cinesi. Nel 2015 è stata quotata allo Shanghai Stock Exchange A-Share Index, diventando la prima impresa immobiliare privata cinese a trasferire azioni dall'indice B a quello A, col proprio codice azionario di 601155. Nel 2020 ha completato oltre 250 miliardi di volumi di vendita, e nella prima metà del 2021 l'importo delle vendite contrattuali accumulate era di circa 117.664 miliardi di yuan, e l'area di vendita totale era di circa 11.000 milioni di metri quadrati. Come dicevo prima, il ticker è 601155, quotato sulla borsa di Shanghai. Dividendo lordo del 6.97%, netto 5.15%, market cap 68,6 miliardi di yuan, circa 12 miliardi e 350 milioni di euro, fondata nel 1993 a 29.400 dipendenti. Con il continuo avanzamento della nuova urbanizzazione, l'azienda ha aumentato lo sviluppo di progetti urbani complessi, aprendo un modello strategico guidato dal dual core di immobili residenziali e commerciali. Vuiyue è il marchio del complesso progetto urbano di proprietà di Shenzhen Holding. Nel 2012 nasce il marchio commerciale Vuiyue. Partendo dai bisogni emotivi più genuini delle famiglie cinesi, si impegna a trasformare questo marchio in un marchio aziendale leader cinese, esperto con il concetto di avere sentimenti forti, unici del loro genere, su larga scala. Alla data del 25 dicembre 2021, l'azienda aveva 187 piazze Vuiyue in 135 città, tra grandi e medie, fra cui Shanghai, Tianjin, Chongqing, Nanjing e Changsha, e in tutto il resto del paese. L'azienda ha istituito un gruppo di gestione aziendale nel 2008. Al momento ha formato un team di gestione aziendale professionale di migliaia di persone che ha la capacità completa di pianificazione e gestione delle risorse commerciali, dalla fase iniziale della pianificazione aziendale e dalla promozione degli investimenti fino alla fase successiva della gestione delle operazioni e della promozione di marketing. Durante la gestione del proprio progetto complesso commerciale ha anche collaborato con progetti immobiliari commerciali di qualità per introdurre un'operazione commerciale avanzata e un sistema di gestione per realizzare l'apprezzamento delle risorse. Questo progetto ha stabilito una partnership strategica con circa 10.000 commercianti di marchi di prima classe nazionali ed esteri per raccogliere enormi flussi commerciali e di clienti. Spinto da un sistema operativo commerciale maturo, promuoverà il potenziamento del collegamento delle risorse commerciali e manterrà la migliore esperienza commerciale per i consumatori. Alla data del 25 dicembre 2021, l'azienda aveva 125 Vuiyue Plazas già avviate e operative attraverso una gestione affidata. Nel 2020 ha avuto un reddito operativo commerciale di 5.721 miliardi di yuan. Nella prima metà del 2021, ha realizzato 3.938 milioni di yuan. Questa è l'azienda più grossa del lotto e qua dalle quali forse ci si aspetta qualcosina in meno rispetto alla crescita, anche se comunque di crescita si andrà a parlare. In particolare si stima un 13.3% per quanto riguarda gli earnings e un 12.6% per quanto riguarda il fatturato, per cui per un'azienda di questa importanza sicuramente sono delle ottime stime. Azienda che comunque ha molto debito, ma anche in questo caso, così come per una delle aziende già trattate, la somma degli asset e del cash a disposizione va a coprire abbondantemente il debito. Sicuramente non è una situazione ottimale, ma che da un certo punto di vista sicuramente non è che ci faccia dormire male. Dividendo che qui sfiora il 7% con un 6.97% attuale, che sicuramente è sopra la media di mercato e che è previsto anche crescere nei 3 anni successivi. Come si vede dalla slide, si presume che arrivi a 9.4% nei prossimi 3 anni, per cui se si guarda da un'ottica di soli dividendi potrebbe essere comunque un'ottima azienda da tenere in watchlist. Bene bene, spero che questa carrellata sulle aziende cinesi sia stata di tuo interesse, anche perché, come dicevo all'inizio, trovare informazioni sui siti in solo cinese, poi tradurre e poi cercare di capire quello che il traduttore aveva detto, se fosse coerente, non è stato proprio un lavoro da poco, per cui mi farebbe molto ma molto piacere avere il tuo apprezzamento, magari lasciando un bel pollice in su per l'algoritmo di YouTube. Se sei nuovo sul canale ti chiedo sempre di iscriverti, di cliccare la campanella delle notifiche per non perderti nessun video successivo e ovviamente ti lascio il link per il sondaggio Telegram qui sotto in descrizione. Bene, anche per oggi è tutto, con Rizzo alle orecchie ci vediamo mercoledì prossimo con un nuovo video, invece ci vediamo domani, anche per oggi è tutto, ciao!